Oh, levami il bicchiere, lui che c'è tempo alla Coppa dei Campioni. È Coca-Cola quella. Vieni fuori che finisce il Champions League. No, io non lo farei. Vedi che man mano lo faccio fare io così. Ma dov'è? Dov'è la casa? Ora voglio un paletto di rigori. Rigore, ma sai come deve stare? Io sono come deve stare, proprio sulla riga. La forza che lui è. Casa mia. Ciao amore, non mi Ciao, perché domani è tutta la giornata piena. Noi andiamo via domenica lunedì mattina. Lunedì mattina. Sì. Perfetto. Sì, sì. E allora siamo via lunedì, vengo via lunedì mattina. Deciso adesso. Meno male, dai. Ma lui non sa mica quando partiamo. Oh, lui. Sì, il vostro cognome prima. Sali, per me la prima roba, vai qua, guardiamo come viene. Adesso io glielo ho chiesto, scusatemi. Andiamo? Dove? Ma appena arrivato. Ma è appena. No, è andato a Messina. Non so che ti piace lo stesso. Quando non me ne accorgete però. Abbiamo portato qua e no, senza Coppitalia, perché Coppitalia dove forse più avanti, perché ecco, abbiamo fatto sì. Io parlo solo di presenza. Che eleganza che è qua, Domani sono 50 anni fatto la Roma, che perdemmo la finale in casa. 3-1. 29 che ho fatto giugno. Cassate, io che ho fatto le cassate. Però il gol di Peirò soltanto. Sì, però il capello, un po' tutto, ma era... Io mi ho messo dentro il Coppa Italia. Sì, a Napoli. Sì, perché mi sono dovuto andare via dalla rete. Sì, 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 in banca. Io sono andato via perché sapevo tutto la sua storia. E ti è andato un'altra volta. Rosa! Rosso! Portalo via! Rosso! Non c'è più sta roba! Portalo via! Il mister pulisce, voleva cambiare un altro. E siccome ho visto lui che stava in difficoltà, mi si è cambiato. No, lascia stare! Gigi, mi stai cambiando ora non abbiamo mai fatto sto qua. E vedi adesso? Io fuori, spiego un po' che sento. Hai visto che facevo? La notte delle stelle rossonere questa sera. Non è notte, è mattina, ci siamo appena svegliati, si sono appena svegliati e andiamo a vedere un attimino chi sta facendo colazione. Il primo chi è? Il primo chi è? Lo zoppo, il primo. C'era una volta il gol dello zoppo, no? Si metteva all'ala. All'ala sinistra. Che lì è Paolo, si metteva all'ala sinistra. Capitano Gianni Piazzi. In panchina per fare morale con il gruppo, questa è la chiave di tutto. Chi sarà mai? Mio nonno. Il nonno di quello passato. Esatto. Di quello lontano. Il mister Gigi Del Neri, grandissimo, anche lui qua a Poggio, meglio a Vieste. Questi giorni come saranno? Bene, è passato un po'.
chi è peggiorato? Quando siamo qua siamo tutti siamo quanti bene, l'importante è trovarsi e nessuno peggiorato, siamo dei chiari. Neanche la bagnetta è peggiorata. No, vedete, peggiorato nel senso, simpatico, perché mi sembra che sia rimasto quello e ancora di più con più esperienza. Abbiamo qui Whisky. Chi è Whisky? Io sono Whisky. Eccolo qui, Franco Liguori. Sono Whisky. Saluti. Ciao, ciao, ciao. Si giochi? Benissimo, molto bene, ma poi tutti gli amici abbiamo provato, fantastico. Dicevamo, chi hai provato peggiorato rispetto al passato? Sono tutti peggiorati. Sono tutti peggiorati, chi ha i pirazzini sta male, il ginocchio. E qui abbiamo tutti i ginocchi rotti, perciò zoppicano tutti. Questa sera dovete giocare, Liguori. Mi spiace, ma io ho i due ginocchi che sono fasoli, perciò non posso giocare. Guarderò. Destro e mister. Col figlio Riccardo. Riccardo poi non è giù. O mister. Non diciamo a nessuno, ci sarà una piccola sorpresa. Non lo diciamo a nessuno, non diciamo niente. Però Riccardo e il mister soprattutto fa così ne vanno inventati. Mister. Com'è allora? Sei in diretta. Del video. Oggi in Serie A 1976, 20 giugno, abbiamo fatto l'anniversario qualche giorno. Dimmi tutto. Ripo perché maschio. Se fosse stata donna, Ripa. Questa è una viaggia nello spogliatoio del Foggia da anni, perché un dirigente lo chiamò Ripo. E io mi chiamo Ripo. Ha cambiato alla nagra. Cioè, Ripo e Nicolo. Non Nicola perché sarei femmina. Esatto. Vecchi aneddoti di spogliatoio. Chi c'è? Viene, mi viene da Valletto, viene. Chi mi... La Valletto? Sono convenzionato. Chi è? C'è ancora denaro. Che succede? Era una bella barca, ma adesso basta, non sentiamo più. La barca purtroppo è affondata, ma perché? Perché affondata? No, col tesoro, perché Enzo ha portato la maglia con su scritto Titanic. Si può andare in barca con uno che ha la maglia scritto Titanic. Mister Ottoni, che adesso ci farà dichiarazioni pesantissime. Su in generale, cosa di reazione al Cetrioni? Non sto scherzando. No, una persona eccezionale, non ho modo di conoscerlo ieri, però mi hanno parlato tutti bene. Cioè, persona eccezionale. Grandissimo il mister a Foggia ai primi anni 80. C'è anche lui. La maglia dove sta? La maglia, dove sta? Grazie. Guarda qua. Che cos'è? Ma che cos'è? Maglia del Foggia in lanetta, bianca con panna, seconda maglia, tra l'altro numero. Gigi Del Neri. Dai. Gliel'ha tolta di notte. Stanotte dormiva il mister, lui è entrato in stanza. Gliel'ha sotto, perché questo era il pigiama del mister, attenzione. Lui dorme così anche d'estate in lanetta. Tira. Allora, la vecchia maglia ritrovata da una foto. Fai vedere, fai vedere bene. Ricombinare. Ah! Questa è la maglia qui. Siamo bastardo. Ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Non è Ripo. È Ripa, è donna. La Ripa. Ancora perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Via, e non te ne frega niente senza me. E che sei contrastato di lei. Non mi fai volare in alto quanto lei. Siamo tutti a tavola e stiamo per cenare. Ci siamo ritrovati insieme ed è un bellissimo momento. Però c'è una persona che avrebbe dovuto essere qui con noi, ma lo è, diciamo, con lo spirito. Che è il nostro amico Jacopo. Jacopo, che salutiamo tutti, magari. Ciao, ecco. Jacopo! Ciao, Jacopo! Sono stato con Fabio a trovare Jacopo e mi ha detto di augurarvi tutti quanti 4 giornate festose e mi ha incaricato di parte del papà e dei suoi genitori di offrire un pensierino al capitano e al dottor Baldassari. Ciao, ecco.
grazie Jacopo. In occasione, questo qua è un lavoretto fatto dal papà. No, io non l'ho rotto. È un lavoro fatto a murina. Hanno messo dentro le questioni. E mi ha detto soprattutto di augurarvi questi 4 giorni che siano favolosi. E vi ringrazio tantissimo. Ci portare tutto quello che volevi. Ah sì, va. Il capitano l'ha appena scartato, ora tocca a te. Fare cosa? Ma scartare il regalo, certo, benissimo, il crocifisso. Jacopo, grazie veramente, ti stavo scrivendo e adesso ti scriverò lo stesso. Ho 1-0, Ma vengo anche sotto rete io, fenomeni di piedi buoni. Chi vince? Vinci tu, vinci. No, no. Guarda, mi sono anche se... Tua schiena, Memo. Mamma mia. C'è ancora la colla, cioè. No, basta. Del pomeriggio con i calciatori del Foggia, gli ex degli anni 70 ed 80. Alle 17 siamo un po' in ritardo, a dir vero era previsto che ci fosse una sfida ai rigori. Aspetta Lino, aspetta. Spieghiamo, mi sento? Sì, ok. I due allenatori sono Gianni Pirazzini, storico capitano. Siamo in diretta, ricordo Enzo. È il nostro portafortuna. Fabio Enzo vuole molto bene a Lino Rabaglietti, che è l'altro allenatore di questa squadra. Lino, ti hanno sempre detto che potevi fare l'allenatore. Ma è una diceria queste qua, perché loro dicono sempre così, ma io sono sempre il fisioterapista e basta. Vabbè, però è arrivato il momento di fargli fare il tecnico. Allora si farà come quando eravamo da ragazzi. La tocca, vai. Da te. No, io non l'ho tirato. E da te. 1, 2, 3. Gianni, a me. Allora, ha tirato fuori due tirato fuori. Il mio portiere è Trentini. Ah, Trentini della squadra di Rabaglietti. Memo. Neri Memo. Perfetto. Lino, tocca a te scegliere. Grilli. Vabbè, si sceglie insomma i piedi più caldi. L'Orso, Fabio. Enzo. Fabio Enzo. Gigi Del Neri. I piedi buoni di Gigi Del Neri. Gianni Pirazzini? Nicoli. Ah, Aldo Nicoli. Adesso tocca a Lino. Valente. Rino Valente. Ripo. Sarebbe Nicola Ripa, però Ripo per tutti i foggiani. Vai. Che ha preso io? Prendo. Di Giovanni. Paolo De Giovanni nella squadra di Rabaglietti. Ottoni. Claudio Ottoni per Gianni Pirazzini. Ancora. No. Pozzi. No, c'è la gamba in fuori gioco, non può giocare, non può calciare. Peppino calcia. Che si fa buffa perdo. Peppino, lei da Nanzi. No, è il mio posto. Cimenti. C'è Cimenti per Rabaglietti, il capitano Pirazzini. Benso. Claudio Benso, tocca ancora Rabaglietti. 5 su.
Cimenti. Ma c'è qualcuno che non tira, mettiamo qualcun altro. 2, 4, 5, ci stanno ancora. Ci siamo tutti? Ma fa che quelli sopra. Allora, io prendo il professor Gambino. Professor dottore. Ma è un professore adesso. Gambino, non scherziamo, è un professore che c'ha i piedi buoni. Gambino. Gambino per Pirazzini. Dirigente. Sì, sì, basta. Doria. Io scelgo Francesco. Francesco generale. De Marco. Don Manuel. E Dario io, l'assessore. Le squadre sono state fatte. Quanti ne sono la squadra? 8, 9? 7. 2. 2, 4, 6, 8. 8 a testa, al meglio degli 8 rigori. Perfetto. Sei l'arbitro, mister. Memo, Memo, Dario. Dario. Qua devi stare, non a girare! Qua devi stare! Sento la partita, sai che calcio! Emozionato! Dario! Claudio, qua! Mauri, ascoltiamo il mio! Oh, vattene via! No. Ma tutti con la mano! Questa è storia questa, Gianni! Verde bottiglia. Maurizio, chi ha una macchina, chi ha una macchinetta fotografica, per favore? Se ti sta bene è preoccupante, è preoccupante se ti sta bene, perché vuol dire che quando giocavi non eri molto in linea. No, ragazzi, guarda qua. Che spettacolo! Spettacolo! Allora, i due tecnici sono molto molto tesi. Francesco! Bruschini, lei devi battere i rigori, Bruschini. No, io non sono rigorista. Gianni, chi batte il tuo per prima? Grilli, Moreno Grilli si prepara a battere con Memo. Zero, spiazzato Memo. Adesso Claudio Ottoni contro Trentini. Ma non è in mezzo, no? Segna Ottoni. Bruschini contesta dalla tribuna, dalla curva. Carrino Valente contro Memo. Dai, sta fermo, sì. Ma Rino Valente calcia, spiazza Memo. Torna Trentini in porta contro Claudio Benso, finalista con il Foggia del campionato Under 23. Tocca Cimenti contro Memo, che provoca Memo. Cimenti contro Memo, parte, la tocca, la para Aldo Nicoli. Nicoli. E adesso Gigi Del Neri contro Memo. Fuori! De Marco, il tenente colonnello, amico dei calciatori, contro Trentini che è immobile sulla linea di porta. Traversa Peppino Baldassarre con la maglia di Kolivanov contro Memo. Concentrazione. Nel 7 Nicola Ripa contro Trentini. Ripa lo tira di qua, Lele. Stai al centro. Mario Lele.
De Giovanni contro Memo. L'arbitro è attento, l'arbitro. Palo di De Giovanni, palo. Fabio Enzo contro Trentini. Partenzo. Bravo, dai Enzo. Il parziale, qual è? Il parziale. 3-2 per loro. Ah, si perde, si perde. C'è Francesco Doria. Mister Del Neri spazza. Attenzione, attenzione a Doria, attenzione a Doria che parte Doria contro Memo. No, palla fuori, allarga il piatto. Mancano due. Abbiamo una sola possibilità che batte. No, batte Ravaglietti tutte e due in porta. C'è l'assessore Carlino allo sport del comune di Vieste contro Trentini. Vai, vai, vai! Vai, su! Padre spirituale Don Manuel, tocca a lui contro Memo. Non farmi gol perché tiro su io, solo forchette. C'è Manuel pronto a calciare. Para! Il risultato qual è? Gambino, Sebastiano Gambino contro Trentini. Buca le mani a Trentini. Mauri, te ne tiro uno anche io. C'è Trentini che lo batte contro me, attenzione. Ma la stessa cosa, di quel bravo ragazzo di Pirazzini. Oh, ora sì. Gamba di legno. La veneziana, Pinocchi, Crespan, ah, una marea. Devo. Buonasera e benvenuti. Buonasera e benvenuti. Buia è la notte del Foggia Calcio che meno di una settimana fa
non riusciva ad iscriversi in Serie C. Una sconfitta dolorosa, perché totalmente inattesa. Dolorosa perché è giunta nell'anno del centenario di una storia meravigliosa. Buia è la notte del Foggia Calcio, ma ricordate, proprio quando la notte è buia, brillano forti le stelle. E il Foggia di stelle ne ha un firmamento. Il tuo ricordo di quel Foggia qual è? Del tuo Foggia. Diciamo che io mi sono trovato benissimo, ho trovato una famiglia e niente. È un po' emozionato Renato, sulla parola famiglia si è un po' emozionato. Veramente eravamo in ritiro a Canso, si stava ed era aperto il calciomercato. E il povero Maestrelli, che era anche quello il primo a fare gli scherzi, a tavola, cioè ci disse in disparte, dobbiamo fare uno scherzo, Valadè. Quindi quando abbiamo finito di cenare, di pranzare, fatto, io chiedo di fermarsi Teneggi e Valadè e voi ve ne andate e parlo con loro, che gli dico che sono stati venduti alla Sampdoria. Cioè, Teneggi sapeva che era uno scherzo, Valadè no. Quindi chiama i due ragazzi e dice sto fatto qui, Valadè è tutto contento, arriva subito da me e mi fa sai Gianni, mi hanno venduto la Sampdoria, ha fatto beh, bello là, mo vai a Nervi, ti prendi la villetta con la Resi che era la moglie, sai alla tua età andare in Serie A, sì hai ragione, vai là, devi spaccare tutto. E quindi poi va in camera, si fa tutta la valigia, la riempie, mentre Teneggi con la valigia vuota si avviano verso la stazione, noi li accompagniamo. E io gli dicevo, mi raccomando Ambrogio, quando vai là non mollare, fatti rispetto, sì, stai tranquillo. Stava per salire sul treno, arriva il magazziniere, fa controordine, a Foggia è successo casino, non vi hanno più venduto. A quel punto lì, anzi lui prima che arrivasse Luigi disse, quando rientrate ho fatto mettere da parte 3 bottiglie di champagne e c'è anche la torta, così festeggiate la nostra vendita. E a cosa? E Teneggi gli dice no, ma io non ci voglio andare a Genova. E ha detto come non ci devi andare? Devi andare perché Ambrogio, se no salta tutto. Insomma, alla fine, quando arriva Luigi, tornammo indietro e dicevo adesso Ambrogio devi andare a spaccare tutto, devi andare a dire che vuoi 50 milioni perché alla tua età ti hanno stroncato la carriera. Lui ci credeva. E quindi tornammo in albergo, lui fece arrivare lo champagne con la torta, mangiamo la torta e bevamo lo champagne, poi alla fine il povero Maestrelli disse no ragazzi è stato solo uno scherzo e lui a quel punto esplose, quindi ci sono mandate tutti a quel paese, però il giorno dopo Maestrelli, non so se era con affattato con Colangelo, si assentarono perché andarono a Varese a comprare le valigie e allora io gli dissi vedi che sono andate a venderti a Varese, veramente sì, poi ti vendono a Varese, comunque a parte gli scherzi, ti racconto, poi finisco, scusate se sono lungo, mi fece lo scherzo, non c'era, allora stava, non c'era, andò a comprarsi un paio di scarpe ad un negozio sul viale Cenerentola, e te lo c'aveva le scarpe bucate, no? Non c'era, c'erano le scarpe bucate, quindi mise le scarpe bucate dentro la scatola nuova, andò da Ambrogio e disse Ambrogio, vedi che ho comprato queste scarpe, non mi hanno vale a cambiare, no? Vale a cambiare. E lui prese queste scarpe, ha trovato a cedere e disse, scusate, ho preso queste scarpe qua, sono grandi, me le dovete cambiare. No. Ha fatto le scarpe tutte rotte. Prese le scarpe, andò da Vittorio, poverino, gli disse,
di tutti i colori. A questo punto io farei un applauso a tutti e due che stanno là sui cieli a tutti quanti. Castra, questo pallone qui ha portato il Foggia in Serie A. Questo l'ha rubato Memo, perché lui è stato... Lui da buon Veneto, la prima cosa che ha fatto è cercato di rubare il pallone, l'ha messo sotto la maglia, se n'è andato e ha portato via il pallone. Però ha fatto bene, perché altrimenti l'avrei rubato io. Però il mister mi ha già cambiato gli ultimi 5 minuti, mi ha tirato fuori 7-8 minuti che erano. Ha cambiato, ha fatto un cambio tattico e quindi il pallone l'ha rubato Memo. L'ha rubato Memo, però perché l'ha rubato Memo? Ha giusta ragione, no, perché allora, ha fatto una bella parata. Oh. Allora, noi abbiamo vinto la partita 1-0, io ho fatto semplicemente il gol. Semplicemente il gol, perché poi dopo, per mantenere il risultato sull'1-0, sono stati bravi tutti i compagni, in particolare Memo in una parata su Piccinetti, che era davanti del Novara, ha fatto un paratone eccezionale, però la vittoria è stata la vittoria del gruppo, la vittoria degli 11 giocatori. Questa volta non l'hai parata, Mauri. Fatto gol, abbiamo vinto il campionato. Vedi, così. Perfetto. Andrei anche avanti, farei vedere la fotografia numero 9. Ecco il gol, quello là è il gol. Quello è il gol. Quello là è il gol. Rossi Tossi. Rossi Tossi dalla destra, tuffo di testa, gol. Garella battuto. Garella ha toccato il pallone. Andiamo con la prossima immagine. C'è questo signore qui, ne abbiamo già parlato, si tratta di Puricelli. Quello là e Nello sono tutti. Con Nello sono tutti, assolutamente. Vado da Nicoli. Aldo. Sì, eccomi. Pronto. Allora, quel Foggia lì, tu hai giocato anche nel Foggia di Puricelli. Allora, sì. Molte volte si è parlato prima del ritiro di Pavullo, no? In un convento o... Ma era un ex convento, ristrutturato con camere eccezionali, però tutte singole. Era perché legato a qualche scherzo che questi baldi giovanotti avevano organizzato per farmi spaventare una sera insieme con il magazziniere Luigi Bruno. Poi perché comunque un ricordo straordinario, perché avevamo intessuto insieme non un rapporto professionale tra giornalista e calciatore, ma un rapporto di grande amicizia, di grande solidarietà, che diventava anche dal punto di vista professionale utile dal mio punto di vista, perché capivo quali erano i problemi, quali erano le difficoltà, quali erano i tormenti di alcuni giocatori. Mi consentivano anche di accedere a notizie di prima mano che altrimenti non avrei sicuramente potuto avere. Franco, hai parlato di uno scherzo, a questo punto lo devi svelare. Ma lo scherzo è... eravamo in ritiro a Pavullo, al Puricelli allenatore, Palestri suo primo assistente, e eravamo praticamente alloggiati in una sorta di collegio, e una sera, entrando nella camera che mi era stata assegnata, trovai un signore tutto vestito di tutto punto, sdraiato su un letto con quattro ceri accesi intorno, che tentava di passare per un defunto. Era invece Luigi Bruno, il magazziniere, che si era prestato a questo gioco. Ah, perfetto Franco, bellissimo questo ricordo, sicuramente era uno degli scherzi preferiti da Vittorio Nocera. Grazie per essere stato in collegamento con noi, cercheremo di onorare al meglio il ricordo di quel grandissimo Foggia. Un abbraccio per tutti, se mi dici un po' di nomi di giocatori che sono lì insieme con voi, Gianni Pirazzini l'ho già sentito e l'ho già salutato, mi piacerebbe salutare anche tutti gli altri. Beh, ci sta Broschini, Memo, Trentini, Cimenti, Grilli, Tunella, adesso ricordarli tutti, Liguori, Memo l'ho già detto, insomma, ce ne sono tantissimi, ce ne sono 24, non farmi fare figuracce, Franco. Valente, c'è anche Valente. Bravo! È stato il Matteo Rinaldi, che ci ha fatto la trasmissione del calcio foggiano nel Foggia
Stavo dicendo che se negli anni hanno conservato questo tipo di legame con le radici, di affetto personale, di unione tra di loro, è perché quella probabilmente non era soltanto una squadra di calcio, ma era una vera e propria comunità. Grazie, tanto arriva l'apporto, quindi è il futuro di cui stavamo parlando. Grazie ancora. Saluti e godetevi il Gargano, che è una bellezza incredibile. Un abbraccio, Franco. Saluti. Dalle parole di Franco Orden, io chiederei al mio amico, alla regia, di far partire la prima fotografia, perché cercheremo di fare un viaggio all'indietro nel tempo. Partiremo dai tempi più recenti per poi arrivare a quelli più lontani. La prima fotografia è questa. Si parla del Foggia di Puricelli del 79-80. Farei salire sul palco Bozzi, De Giovanni, Ottoni e appunto Valente. Prego, prego, accomodatevi sul palco perché tocca a voi essere intervistati adesso. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Allora, voi siete liberi di parlare in qualsiasi momento. Quando dicono delle cose sbagliate, li bacchettate immediatamente, sicuramente. Io partirei da una foto, che è la foto numero 2. Chiedo sempre al mio amico in regia di poterla mostrare, perché è il primo tema. La riconoscete? Si tratta di due rovesciate a caso. La prima è contro il Vicenza, la seconda è contro la Sampdoria. Quando si parla di rovesciata contro la Sampdoria, chi viene in mente? Sì! Allora, che dire? Parliamone. Emozioni, si fa il pieno di emozioni. Poi guardiamo il pubblico. In mezzo... E poi ricordare ogni tanto qualcosina che abbiamo fatto insieme noi. Qui fu un considerando tutto un mezzo pinacolo coinvolto. Venite più avanti, siamo andati troppo indietro. Venite qua, così vi posso intervistare bene. Vai, vieni. Coinvolti da quel grande amico e capitano che è Gianni Pirazzini. Abbiamo vinto un campionato che sembrava scontato, ma non era così facile, perché quell'anno c'erano squadre come Livorno, Catania, insomma squadre importanti, per cui fu una cavalcata bellissima. E l'anno successivo poi insomma è un anno meraviglioso che poi personalmente stai sviando sulle rovesciate, Bomber. Allora io partirei da Ottoni, perché l'azione è partita da Ottoni. Esatto. Sì, me lo ricordo bene, ho fatto un anticipo al limite dell'area, diedi la palla a Piracini fece penso 60 metri da solo sulla fascia, mise la palla in mezzo, poi prima rovesciata forse di Tullio, forse Tinti. A Genova era questo? Sì, sì. A Genova Tinti. Rovesciata incredibile di Tinti e sforbiciata sì. Di Stanislao che... Fu una bella azione. Sì, tutti i giorni. Ma secondo me gli facciamo fare gol così finisce la storia. Sì. Quindi fuori, sono 3-0 mettendo in confusione l'attaccante della Reggiana di fare gol. Vediamo la prossima foto, perché stiamo per vedere un personaggio estremamente particolare di quel Foggia. A sinistra c'è Vidocq. Chi era Vidocq? Un personaggio della televisione all'epoca, no? E dall'altra parte c'è Giorgio Braglia. Chi viveva in casa, tra l'altro nel mio stesso stabile, perché abbiamo scoperto io al terzo, loro al quinto piano, non diciamo la via, altrimenti mi venite tutti a trovare, no? Perché gli scherzi. Chi viveva con lui? Volevi sentire delle cinque lire per salire? Non lo so, fai tu, vai. Siccome che i stipendi da fatato non arrivavano puntuali, no? Allora Braglia ha fatto un buco nelle cinque lire con un spaghettino, metteva dentro, tirava fuori e andavamo al quinto piano. Allora, spieghiamo, le ascensori per i più giovani all'epoca avevano una specie di cassettina, si muovevano solamente se mettevi la 5 lire, una monetina molto piccola e leggera. Per risparmiare si è fatto il filo. Sì. Ma se io ti dico anche la China Martini. La China Martini...
la bevevo io e lui beveva la china con l'acqua perché faceva una sonda, no? Allora, avevo una bottiglia di china. La partita, l'avevamo parlato prima della partita con le Cecconi, facciamo un punticino testa, giochiamo tranquilli, e lui ha detto che avevano bisogno di vincere perché c'erano 80.000 spettatori, quindi era il giorno della festa. Ciao ragazzi, come state? Ciao! E si doveva impegnare alla morte. Vi vogliamo più carichi. E avevamo scorsa che si era infortunato, aveva meglio la fasciata con la testa. Posto, no? Da sala, e nel secondo tempo arriva un cross dalla destra, Scorsa si gira al vertice, mette la mano sulla testa per ripararsi, e Panzico non vede l'ora di dargli il calcio di rigore. E lì la partita l'abbiamo persa, non c'era più niente da fare. Chiedo un commento anche a Trentini, perché poi alla fine prendere il rigore di Ghinaglia in quel momento forse era l'ultima cosa che... Il rigore. Sì, no, allora, rigore, mi ha detto, sì, tu fichi a destra che lui tira a sinistra, è stato tutto il contrario. No, chi è che te l'ha detto? Il capitano ovviamente, No, io... Quindi non è colpa tua? Non è... Il capitano l'ho sempre ascoltato, dunque... Sì, ma non potevamo fare nient'altro, Certo, rimane l'immagine di Mestrelli. Ha mandato fuori uno di loro lì, da qua, grazie, Caraschelli. Allora Pansino, che era anche un po' focano, no, fischiava di posizione a metà campo a favore nostro, ti ricordi, fino alla fine la partita è finita lì. Dovremmo vincere una volta, dai, non succedeva. Chiedo all'assessore dello sport del amico loro, non noi, amico la Lazio. Chiedo all'assessore allo sport del Comune di Vieste di consegnare i premi anche a questi ragazzi. Tra l'altro il mister Gallieri è un abitué di Vieste, perché c'è stato già 2 o 3 anni fa, lo ricordo. Sì. Beh, 3 anni fa si è insediato il nostro nuovo direttivo comunale 3 anni fa, quindi ho visto molti cambiamenti di Vieste attuale. Molto disponibile, molto ricanto sotto il profilo dell'accoglienza. Devo dire che è cresciuta molto. Io in quel frangente là ho poi trovato squadra verso ottobre, novembre, quindi... Non si sa mai che quest'anno... Chissà, se diciamo anche così, ho portato un po' di fortuna, virgolettato, a Vieste, perché è cresciuta molto, è splendida, c'è stata un'accoglienza fantastica da parte loro verso di noi, quindi per noi è stato un onore essere qua. E spero che porti un po' di fortuna anche a me per lavorare ancora 2 o 3 anni, diciamo, che no, avremmo voluto vedere la Foggia. Anche perché non so se è peccato o forse per fortuna. Non lo so, non era tempo. Fosse stato un tempo più caldo, cioè verso giugno, sarebbe stato forse più semplice, diciamo così. Però non so, mai dire mai. Chissà, il Foggia può sempre rinascere e tornare più forte di prima. Ma noi ce l'auguriamo, insomma, no? Che torni ai fasti suoi, che sia un po' positiva, soprattutto che dia modo ai propri tifosi di godere ancora di giornate importanti. E comunque Foggia l'avete raccontata bene, è stata sempre vicina di grandi campioni, di grandi risultati, di grande entusiasmo. Io penso che sia la provincia, come diceva l'assessore prima, sia Foggia calcistica, ha bisogno di avere un punto di riferimento. Io credo che Foggia deve essere un punto di riferimento, e speriamo, noi ce l'auguriamo tutti noi, che Foggia possa avere un futuro migliore di quello di adesso e che possa essere ancora splendida come è stata negli anni 70-80. Mi farei un applauso a queste bellissime parole di Gigi Del Neri. Ci sono Gli permettiamo tutto, gli vogliamo bene dell'anno, quindi gli permettiamo tutto, insomma. Ma quanti scherzi mi avete fatto? Quanti scherzi, che ero il più piccolino, quanti scherzi mi avete fatto? Mai! Grazie! E quel cornuto di Fabio Enzo, dove sta? Io, siamo sempre in diretta. Scusi, allora, quel bravo ragazzo di Fabio Enzo! Che salutiamo, tu non parliamo sul palco. Su Puricelli, qualche aneddoto? Perché tu una volta ne hai raccontato uno su un autogrill. Ma ce n'è tanti, non so quale è lui, però si potrebbe scrivere un libro adesso, sono un grandissimo
personaggio, grande allenatore, testina d'oro, il primo a segnare di testa nel calcio italiano. Io me lo ricordo, se me lo fa rilassare, quellino lo fa benissimo, me lo ricordo sempre quando l'espressione cacca, cioè che era lui la prendeva come un'esclamazione positiva, così, però era dai un uomo che straordinario. No, perché nel ricordare Puricelli mi piacerebbe ricordare anche la veneziana, certo, che in questo caso il portiere della veneziana. Mi ricordo, sembra ritornando a Puricelli, mi ricordo che nel fogliatoio di Palermo la veneziana, essendo portiere, metteva i calzettoni diversi dal colore nostro. E allora Puricelli, non so, andò dalla veneziana e si incazzò dicendo: ma come metti i calzettoni che sono neri? Mister, ma io sono portiere. Ah, scusa, gli ha detto. Torno da Ottoni invece, perché Ottoni è stato voluto fortemente da chi? Da Gianni Pinazzini. Prima operazione di mercato come direttore sportivo, vogliamo dare anche il microfono a Gianni Ottoni. Ma Ottoni, sapevo che era un bravo ragazzo, poi l'ha dimostrato, quindi andai da Ramazzoni e chiesi: mi devi dare Ottoni, però soldi non ne abbiamo, noi non abbiamo una lira, grande classico, anzi, me lo devi pagare pure, gli stipendi li paghi te, poi se fa 10 partite mi dai 70-80 milioni, come disse. Insomma, alla fine poi fece quello che gli chiesi io, però poi dimostrò, cioè a me fece molto piacere, perché Claudio dimostrò che non avevo sbagliato a puntare su di lui, e dopo ha fatto una grossa carriera e ne sono molto contento. Un ricordo su Foggia di quegli anni? Di quell'anno? Diciamo, io per Foggia sono stato una meteora, perché sono stato 8 mesi, mi ha portato appunto Gianni a novembre, però per me è stata una tappa importante, perché mi ha lanciato nel mondo professionistico, anche se venivo dalla Serie A di Perugia, ero un giovane, avevo 19-20 anni, e quell'anno riuscii anche ad andare nazionale di categoria, e fare 29 presenze da novembre non era poco, perciò ho sempre ringraziato Gianni e Foggia in particolare per l'opportunità che mi hanno dato. Perfetto, vado anche da Valente. Posso ricordare, certo, cioè, a parte il caso Ottoni, lui fu un giovane straordinario, però insieme a lui ci fu il miracolo che Gianni ricorderà, insomma, merito anche loro. Ricordiamo ragazzi come Conca, come Piraccini, come Tinti, certo, come Morsia, cioè ragazzi che, a parte noi che eravamo forse una conferma un po' scontata, però il miracolo lo fecero loro, quel grande campionato fu merito loro. Ma la rovesciata più bella, col Vicenza o con la Sampdoria? Per me col Vicenza. Col Vicenza, sì. Perché? Perché un gesto, da come la ricordo io, un gesto tecnico un po' più veloce, più improvviso, non lo so. Poi, ecco, probabilmente perché ero lo Zaccheria, non lo so. Vuoi vedere una cosa? Sì. Che giorno era la rovesciata di Bozzi, Peppino? Gennaio 81, vedi? Se lo ricordano ancora. Vabbè, lui è facile. Ha giocato facile, hai ragione. Hai ragione. Secondo Peppino. Valente, anche un ricordo sulla sua esperienza a Foggia. A Valletta non firmano, ho detto 8 persone, mi devo la licenza. Diciamo 2-0 e gioca io. Gioca io con Cimento. Come andò a finire la partita? 2-0 per noi. Perfetto. Bene così allora. Sì. Grazie anche a Rino Valente, grazie ai ragazzi del Foggia del 79-80. Lascio anche a me. Chiedo all'assessore Dario Carlino di venire qui, perché per loro c'è un piccolo riconoscimento da parte del comune di Vieste. Sono degli oggetti di pietra lavorati che uno scultore, un nostro concittadino gentile, Raffaele, con il padre, realizzano a mano, quindi sono tutte opere fatte a mano. È un'opera semplice questa qua, che richiama un po' quello che è il logo di questa manifestazione. Quindi abbiamo pensato di lasciarvi un ricordo dipinto su una pietra particolare, molto molto carino. Adesso vediamo di aprirne uno, io li consegno un attimino tutti. Tocca a Claudio di aprirlo, mi sa. Nel frattempo consegno gli altri. Grazie a voi.
scusate, vi do pure la mano appena mi libero di questi oggetti, eccoli qua. Ricordiamo un'opera ancora fatta a mano, grazie, eccola qui, grazie, con il grazie logo di questa manifestazione, cioè BS 2019, una tappa, la quarta dell'avventura della notte delle stelle rosse nere. Sono oggetti, sono la curiosità di Rabaglie. Esatto. Un'altra cosa, Franco Ordine a Vieste è conosciutissimo perché ci sono degli amici suoi che degli Santi, Mimì e Tommaso degli Santi, con cui è molto molto amico, quindi è stato una, penso, peccato che non ci sono per motivi di lavoro. Ma ne approfittavo, Domenico, giusto per ringraziare anche Filippo Del Rico, che purtroppo non è qui. È una persona a cui ho chiesto di darmi una mano nel cercare di mettere su, di rintracciare un pochettino tutti quei giocatori dell'Atletico Vieste. Perché ci fu l'amichevole che abbiamo. Esatto, perché in quel periodo, con quella promozione, ci fu l'amichevole. Purtroppo alcuni non ci sono più, purtroppo. Altri impegnati, perché in questo periodo qui a Vieste si lavora e quindi stanno tutti quanti impegnati a lavoro. Ma ci tenevo a farlo perché Filippo in questi giorni si è dato tantissimo da fare, ha impegnato tantissimo tempo, lui nonostante abbia un'attività ha trascurato un pochettino per cercare di mettere insieme un pochettino quello che riusciva a fare, e quindi ci tenevo a ringraziarlo personalmente, anche se poi non sono riuscito ad arrivare a conclusione. Grazie all'assessore dello sport, grazie ancora. Bellissima immagine, cosa è successo qualche giorno fa? È cambiato qualcosa, qualcuno ha compiuto gli anni e non è una data come le altre. Chi? 70 anni, Lino Rabaglietti. Auguri Lino! 33 anni, sono 70. Allora, io proporrei a Enzo di festeggiare nel miglior modo possibile Lino Rabaglietti. Grazie, vedete che bello ragazzi, che bello ragazzi, che bello, quanti ragazzi, tutto il Foggia più bello ragazzi, guarda qui, guarda qui. Andiamo giù nel buttiglione, dama lui. Sì, eccoli, eccoli. Sono già arrivati, Pirazzini, sì, De Giovanni, Balestri. Sono venuti là. Il tiro è finito. Il ritiro è finito, eh? Sì. Se la mucca vedi il pericolo ti viene addosso, sì. Quindi è pericoloso. Ma se ti chiami Rabaglietti ancora di più. È stata bellissima, no, fantastica. Rabaglietti ci ha fatto da guida. Ci ha fatto da guida, ci ha fatto vedere le farfalle. La mucca che il vitellino, la mucca carolina, la mucca carolina, come le mangevano, come le mungevano. E poi di lì chi fa? Sì, più uguale, guarda. Più uguale. Sì.
Pino! Oh! Lino va bene la cosa? Mai la puntata là non si può fare. Diciamo si metterebbe anche la bella. Per caso c'hai una scorciatoia? Dai che sia. Ma chi c'ha la foto della? Quello che ha detto ieri sera, no? Te lo do io. Te lo do io. Certo, te l'ho dato, non dire bugie. No, se no. Sì, pronto. Non a caso sul cuore. Mister, la formazione? È ancora incerta, abbiamo parecchi infortunati. Il mio collaboratore capisce un cavolo. Un po' giocare nessuno, si fanno tutti quanti sotto. Hanno paura dei ragazzini. C'è ma due. Vediamo chi c'è. Col numero uno. Pettarella è un ragazzo della primavera e Mimo fa la riserva. Perfetto. Grilli, Del Neri, Rezzolla, Paolo. Partita con te ragazzi. Facciamo un misto per Neri. Nicolì, Aldo. Il mister li fa, il mister lo fa. Siamo a tre però. A tre? Ecco, 45 milioni. 40, io non mi ha chiesto. Io ho 44 da sempre. Come questa? Questa è del Foggia. La booster. E questa è quella della Foggia. Ma da che? Però occhio, è 12. No, 12, che fa? No, vedi qua. Comunque fra tutti la migliore la scagliata. Elio! Siamo a posto. Siamo non tergiversate, andate a giocare. Dai, arriva. Mauri, vai lì e girati di qua, vai sotto da loro, vai e girati di qua, girati, sei splendida, un applauso alla ragazza, un applauso alla portiera. Fabio!
Aldo! Parlavo un'altra lingua, sì, no, no, no. Però sapeva male. Massimo, però, e un bel giorno mi fece mia madre sopra un bel tavolo. L'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. Le notte di taverna le canto la rina nanna. Bisogna salutare il colonnello che deve andare via. Devo ringraziare tutti quanti ancora una volta per quello che avete fatto, per la presenza che avete dato in questa manifestazione, in questo raduno che noi continueremo a fare tutti gli anni. Abbiamo ancora una volta dimostrato di essere un grande gruppo e quello che avete fatto anche questa sera è la dimostrazione perché noi vincevamo il campionato. Li vincevamo perché eravamo una famiglia, eravamo dei giocatori e degli amici sia in campo che fuori, perché a distanza di 50 anni rivedere tutte queste cose, chi non ci conosce o chi ci ha visto giocare rimane sbigottito per quello che noi stiamo facendo. Credo che sia andato tutto bene, noi, io e soprattutto Domenico, ragazzi, è stato quello che ha lavorato più di tutti. Speriamo che sia andato tutto bene e che siete rimasti contenti di questi giorni che abbiamo passato. Per l'organizzazione vi facciamo subito un applauso. Dobbiamo ringraziare Paolo De Giovanni e il comune. Qualche sacchetto in più, eccolo! Qualche sacchetto in più! Facciamo un sacchetto! Bravo! Ringraziare Paolo e il comune di San Marco per l'ospitalità che ci hanno dato e per quello che ci hanno regalato. Credo che abbiamo passato 4 giorni, uno più bello dell'altro, anche se abbiamo un sacchetto di immondizia. I sacchetti col pelo dentro. Che paese siete? No, che differenza no, dai. Lui è un nuovo giocatore, è immondizia. Cercheremo di ripeterci l'anno prossimo, sono già 4 anni, speriamo, 5 anni sono, speriamo l'anno prossimo di aumentare ancora di più il numero di quelli che oggi non sono potuti essere con noi. L'anno prossimo andiamo a fare omaggio a Ripa. Prima di prendere fuoco volevo dire due parole anche a te. La prossima volta portate i sacchetti a San Benedetto. Silenzio.
Silenzio! Silenzio! Sperando di passarli con la spensieratezza che abbiamo passato questi giorni qui tra Vieste e qui a San Marco in Lambro. Di nuovo vi ringrazio tutti quanti e ringrazio a Paolo per tutto quello che ha fatto. Sì, grande Paolo, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. 64 mia parola, Paolo, dai. Bene, vai, continua. Allora, niente, dobbiamo fare un saluto a un ragazzo che è in ospedale. Come si chiama? Francesco. Ragazzi, lui è donato, in queste mi ha dato tantissimo, ha dato una mano, ha collaborato l'abbiamo tantissimo visto oggi, l'abbiamo visto per questa organizzazione. Comunque, come si chiama il ragazzo? Gianni, lo devi fare tu. Francesco. Compleanno. Dobbiamo salutare Francesco che compie gli anni. Auguri. Allora, tutti gli ex giocatori del Foggia degli anni 70 ti augurano tanti tanti auguri di buon compleanno a Francesco da parte di tutti noi. Tanti auguri a Francesco, tanti auguri a te. Mi amava, mi odiava, era contro di me. Se non ero ancora il suo ragazzo, era contro di me. Ma un giorno la sognai e tutto lo mangiai. Vado su, che non portano da mangiare. Non fermate la musica, è diventata un pugno che tu sai cattivo come adesso. Perché non suoni il numero? Non sono, non so, non so, non so gli accordi. So suonare ma non ho gli accordi davanti. Senza me metto al e dal pugno chiuso una carezza. Vai Manuel, fa tu, sono molto occupato, loro che sono sacchetti di scusa. Allora la ragazzina mi ha detto di senso domando se glielo posso dare. Sacchetto è arrivato lì con l'inizio di capelli biondi da carezzare e l'altra rosa da le quali morire. Dieci ragazze per me che ti passano per me. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che cosa avete una per il giorno, una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Ragazzi, aspetta un attimo, bisogna salutare il colonnello che deve anche pensare. Ci vaditi a casa senza più pensare che la mia rebella, che se fa male, che tornerò
Ciao! Francesco, ci vediamo al telefono.